Ok, wow, sei nel posto giusto. Ogni piatto era un po' più curato del solito, okay. Quindi impiattato bene, bello da vedere e buono da gustare, e aveva e i piatti quando uscivano la gente non faceva altro che dire wow. Allora lì ho detto ok, forse è un nome che dovrei utilizzarlo, visto che è nato proprio tra me e il cliente. Chi trova che c'è uno di colore che cucina, a sorpresa diciamo, e poi si fa 20.000 domande. Come hai fatto? Cioè, come sei riuscito? Hai studiato in Italia con tutto il cibo particolare che faccio, con tutte le nicchie? E quelle che mangio io è il riso pollo. Buon pomeriggio a tutti quanti, Tony Vibes TV. Sapete com'è, no? Tifo Tony Vivo Vibes, come dico sempre, siamo sempre in cerca di belle vibes e ringrazio sempre tutti quanti per il supporto che ci state dando. E oggi, come potete vedere, siamo qua con Aziz al Wow Restaurant. Non so se posso salutare. Prego, prego. Tutto bene? A posto, te? Tutto a posto. Siamo qua con il Grand Chef e sono qua, sono già pronto con il cibo e non vedo già l'ora di mangiare. E oggi ci farà qualcosa di veramente... Sì. Lascio parlare a lui perché io non so più cosa dire. Okay. Facciamo il piatto forte del Wow, che sarebbe il tacos, e che non è il classico messicano a portafoglio, ma è una tartina, come vedete, fatta da noi sempre questa cialda qua. Okay. E l'abbiamo personalizzato, appunto, nero, e andiamo a riempirlo con una crema di maionese leggermente affumicato, fatte sempre da noi, e mix di verdure, dove trovate patate dolce, patate classico, patate viola, dei datterini e edamame. Andiamo a condire tutto e andiamo a riempirlo, e alla fine copriamo con una tartare di salmone e delle chicche di bufala e della spuma di avocado. Questo è il piatto tacos del Wow, dove la gente viene proprio apposta per mangiarla. Wow. Mangiare. Ragazzi, potete capire che io di cucina non è che ne so tanto. Quindi l'unica cosa che mi viene a dire è che, cioè, che lui inizia proprio la preparazione e noi vediamo come va tutto. Sì, intanto facciamo anche due chiacchiere per conoscerlo meglio. Ok, perfetto. Okay. E lì intanto ti ho servito il nostro pane, fatto okay. sempre da noi, i cracker, e i grissini, e hai del burro montato okay. alla pesca da abbinare con il pane caldo. Quindi wow. Buon inizio. Grazie. Intanto io continuo a mangiare. Come vedi, adesso abbiamo tutte le verdure qua che le stiamo condendo con un leggero sale e pepe okay. e un filino d'olio. Quindi no roba pesante, quindi diciamo che è anche super salutare. Ok, allora intanto che lui continua a cucinare, gli facciamo qualche domanda per conoscerlo meglio. Allora, il ristorante si chiama Wow, sì. giusto? Sì, prima wow. di parlarci un po' del ristorante, vorremmo sapere un po' di te. Ok, origini, il tuo vero nome? Allora, io sono Aziz, e nato in Ghana, cresciuto a Verona. Okay. Ok, e ho mio papà che è del Burkina Faso, ma è nato in Ghana anche lui, quindi diciamo che ho vissuto quella poco di primi anni in Ghana. In Ghana, ok. E dopo sono arrivato a Verona, ho fatto le scuole, alberghiero. E il resto che so dalla cucina. Dopo adesso mi trovo nel Mantovano, e a Asola, okay. dove ho aperto questo locale qua, e facciamo una cucina un po' particolare, ricercato e tutto via andare. Wow. Ok. E comunque il cibo, la roba che ho qua è veramente buona. Questa cosa cos'è? È una crema? Cos'è? No, quello lì è un burro montato alla pesca. È un burro che noi la serviamo con il pane, cracker e grissino, quindi mentre il cliente ci aspetta che gli prepariamo il cibo, può rilassarsi a godersi l'inizio. Assaggia quel burro lì, mi dirai com'è. Infatti l'ho appena assaggiato, per questo ti ho chiesto che cos'è. È un veramente...
è un burro montato alla pesca, quindi noi quel burro lì lo facciamo ogni stagione della frutta, no? Quindi tipo abbiamo appena, quello che abbiamo torto 2 settimane fa, era la fragola, perché c'erano le fragole, e con un tocco di arancia, quindi okay. Ogni stagione sì, cambiamo frutta. Okay. Ogni, cioè, adesso faremo quelle delle, come si chiamano, la marena. Ok, okay. I ciliegie, che adesso fra un po', anzi ci sono già le ciliegie, quindi andremo a fare quelle delle ciliegie settimana prossima, fra 2 settimane. Quindi quanto dura più o meno? Più o meno un 2-3 settimane o anche un mesetto. Ah, okay. Con il burro, cioè proprio il che facciamo qua dentro è seguire proprio la stagionalità della materia prima. Mm-hmm. Quindi vuol dire che anche in base alle verdure, roba varia che diamo, è tutto in base alla stagione, seguiamo tanto la stagionalità. Questa cosa qua, i grissini, sono, sembrano... Qualcosa che conosci. Sì, chips tipo... Dei chips di Ghana. Sì, okay. Del Ghana. Non è proprio chips del Ghana, però è un impasto ghanese che io l'ho trasformato in grissino. Ti svelerò il segreto più avanti, quando ci conosceremo meglio. Va benissimo. No, mamma mia. Hai sentito che roba? Sì. Davvero buona. Poi ho questa crema qua che... Insomma, la finisco in 5 minuti. Quindi... Sei nato in Ghana, hai detto? Sì, sono nato in Ghana, e a Takoradi, e dove ho tuttora mia nonna. E, diciamo che non ho vissuto tantissimo in Ghana, però abbastanza per conoscere un po' quelle che gira in Ghana. Quindi ci sono già stato, da quando sono in Italia ci sono già stato 2 o 3 volte. Okay. E mi piace tanto il Ghana, come si sta evolvendo anche adesso, perché... Vedo tanto che c'è tanto movimento nuovo. Ci sono stato un anno prima del Covid, ok? E mi sta piacendo molto il Ghana, cioè sempre piaciuto, però adesso con l'evoluzione, con tutti i vibes che ci sono adesso in Ghana è molto, molto interessante. Anzi, magari in un futuro creiamo un ristorante come si deve in Ghana. Porti un wow in Ghana? Porto un wow in Ghana. Come sono state le esperienze in Ghana? Allora, ma in Ghana a me piace, ti dico, ok, e essendo fuori da tanto ti trovi un po' spaesato all'inizio, però una volta che fai una settimana così cominci a abituarti, e mi piace il movimento che c'è in Ghana, perché, vabbè, homie son, hai capito? Sì. Ok, quindi e trovi questa modalità nuovo anche di come stanno percependo tutto quello che sta succedendo, l'evoluzione che sta succedendo. Quindi è molto interessante il Ghana adesso. Prima mi stavi parlando di una crema di zucca, è quella che stai mettendo adesso? Ah, no, la crema di zucca, allora te lo farò assaggiare quando ci siederemo. Ok, quella crema di zucca, visto che siamo nel Mantovano, quindi diciamo che diamo come posso dirlo, un apprezzamento in più alla zucca che è mantovano, perché qua a Mantova la zucca è molto pregiato, ok? Quindi abbiamo questo produttore che si chiama Zuccherissima, quindi ci dà la zucca tutto l'anno, e lui produce proprio tutto l'anno, perché finito a Mantova lo fa in Messico, finito a Messico lo fa in Toscana, okay. Finito in Toscana, quindi ha la zucca sempre super super buono, quindi noi tutto l'anno serviamo questa crema di zucca come coccola della cucina, okay. Che è il primo che vi diamo appena entrate al wow, che fate l'ordine, vi diamo questa crema di zucca proprio per iniziare a godervi il relax prima che vi arriva il cibo che avete Quindi, ordinato. L'avete chiamato coccola della cucina? Coccola della cucina, perché è proprio una coccola. Tu ti siedi, ti arriva questa crema qua, proprio ti senti rilassato, i tuoi problemi fuori. Ok, tu non pensi più ai tuoi problemi, pensi a goderti proprio il momento che stai qua dentro. Per quello l'abbiamo chiamato coccola della cucina, perché è proprio una coccola. È giusto per mettere qualcosa nello stomaco? Cioè, è giusto perché uno si siede, ha un goccio di acqua, ha questa cremina di zucca che proprio li apre mentalmente, il palato, li apre proprio tutto per dire ok,
mi hanno un po' aperto un mondo per affrontare quelle che serviamo qua dentro, insomma. Ok, va bene, intanto okay. Che procediamo. Allora, io ci sono adesso con i tacos, mm-hmm. E come ti ho spiegato adesso, te la servo, le facciamo un leggero affumicatura, okay. Dal vivo, quindi sì. Affumicatura a freddo, mm-hmm. Che così non è pesante, okay. Tu senti leggermente affumicatura sul salmone, quindi ti dà questo leggero affumicatura in bocca, però non fastidioso. Ok, 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 okay. Un minuto. Adesso facciamo la affumicatura. Facciamo la affumicatura. Fai qualche magia? Sì, adesso vedrai, vedrai quelle che possiamo fare in cucina, perché in cucina facciamo tantissimo adesso per via della scienza, per via del tutto proprio. Ok, vediamo un attimo una cosa. Essendo che sei nato in Ghana, no? Ok. Come sei finito qua in Italia? Com'è? Ah, vabbè, i miei hanno sempre vissuto in Italia. Ok. E dall'inizio penso che hanno vissuto in Italia per 30 passanti i miei, adesso vivono a Londra. Ok. Ok, però sono finito qua perché i miei erano qua. Mm. E dopo loro sono spostati a Londra, io sono rimasto qua, appunto perché ho creato questo mio mondo della cucina, mm. E sto seguendo questo mio mondo qua della cucina. Ok. Però sono finito in Italia per questo. Quindi questa roba della cucina qua, no? Quando è che hai scoperto di avere questa passione? Sì. Ok, allora, mia mamma è una cuoca, diciamo, ok? Mm-hmm. Quindi un po', diciamo che è un po' preso da lei, mm-hmm. Ok? E oltre a quello, diciamo che mi è sempre piaciuto un po', perché mi ricordo anche quando ero in Ghana da bambino. Sai che in Ghana a Natale uccidiamo o la gallina, sì, o sì. Ok, sai che quando i genitori pulivano, facevano tutto, ti davano quella po' di roba da pulire anche tu o no? Sì, e sì, io sì. Mi facevo proprio la mia zuppa da parte, o no? Facevo la tua proprio? La mia, proprio una piccola cosa, cioè era un divertimento, okay. Cioè non era che uno pensava chissà che era un divertimento per un bambino, diciamo. Mm-hmm. E da lì, diciamo che crescendo, mia mamma è una cuoca, qua e là vedendo, ho detto, cavoli, sai che mi piace proprio la cucina? E allora ho fatto la scuola beghiera, tutta sta roba qua, e dopo ho scoperto proprio di amarlo proprio. Okay. E da lì ti dico, è tutto uno studio in più, e oltre la scuola, oltre aver lavorato per tutti proprio, perché ho lavorato in tutti i ristoranti, i tipi di ristorante che ci sono in Italia ci ho lavorato, mm-hmm. E lì ho deciso di creare la mia strada proprio, che è questa qua, quella che sto facendo. Wow, quindi diciamo che sei arrivato in Italia che eri giovanissimo. Sì, ero quasi un bambino. Mm-hmm. Adesso ammira la magia del... Ragazzi, adesso ci fa la affumicatura, ok? Come potete vedere qua che sta affumicando. Wow. Quindi anche voi che siete in cucina siete degli scienziati più o meno. Beh, sì, ormai in cucina è farmacia e anche scienza. Sei in ospedale perché qualsiasi problema che tu porti in cucina adesso la risolviamo. Mm-hmm. Capito? E creiamo questa cosa qua dalla scienza in cucina ormai, sì. È da ammirare questo momento qua, quindi state attenti. Se ci sei, adesso ti porto il okay. Piatto e te l'apro davanti. Sposto questo. Se vuoi prenderti il cellulare e fare la stories. Ok. Allora. Tanto io mi sposto qua. Il telefono così. Mi metto qua. Qua. No. Ok, io ci sono. Ci sei? Sì. Ragazzi, avete visto questa magia qua? È tutto pronto da mangiare, giusto? Questo è il nostro tacos e allora, come vi ho spiegato, cialda fatte da noi, mm-hmm. E all'interno trovate questa crema di maionese leggermente affumicato con mix di verdure, patate dolce, patate classico, patate viola, datterini, edamame
e tartare di salmone al lime, perché abbiamo messo un leggero tocco di lime, scossa di lime, chicca di bufala e spuma di avocado con dei germogli. Il consiglio nostro su il tacos è prenderlo e addentarlo, perché non devi mangiare con le posate. Dopo, se ti crolla, ti aiuti con le posate. Però i primi mossi, almeno per sentire proprio l'armonia che c'è in quella piatto lì, tu devi prenderlo e addentarlo tutto insieme. Sì. Quindi senti il croccante della cialda, la crema, le verdure, il pesce e tutto il resto che c'è sopra, e ti manda proprio al cervello il messaggio che vogliamo proprio mandare. Wow. Buon appetito. Grazie. Allora ragazzi, come mi ha detto, devo prenderlo e mordere tutto. E mordere tutto insieme. Ok. Quindi. Attenzione che mi cuola tutta. Ok, ci siamo. Allora, vi devo dire che io non sono uno che mangia il sushi, si può dire. Ok, il crudo, diciamo. Però questa roba è totalmente diverso. Sì, il perché... gusto è... È un insieme di... Devo dare altri due o tre morsi. Magari la finisco anche prima di... Ok. Questa è proprio la sensazione proprio che vendiamo al cliente quando mangia il tacos. Wow. Ok, wow. Sei nel posto giusto. Complimenti. Grazie. È proprio wow. Però è giusto. Quindi questa è la specialità delle... Sì, è la specialità wow. del wow, perché proprio si chiama tacos wow. E come ti è nata questa idea di creare? Ma allora, diciamo che il tacos è nato... Io sono andato a fare un viaggio a Berlino. Okay. Tornando mi sono fermato a Milano a mangiare e ho trovato questo localino che mi ha dato il tacos classico, quella messicana, con del pesce però. E da lì diciamo che mi ha acceso una lampadina. Allora ho detto, aspetta che creo una roba, non dico simile, però che abbia un senso, seguendo questa ispirazione che mi ha dato questo locale dove sono andato a mangiare. E da lì, da lì diciamo che è nato proprio il tacos passo per passo, e abbiamo creato questo piatto qua, che ti dico veramente la gente, anzi, abbiamo avuto proprio ieri un compleanno che hanno fatto proprio menù tacos, dove hanno voluto proprio fare i vari tipi, perché noi strada facendo abbiamo creato un po' vari tipi di tacos, okay. Perché abbiamo il taco special e pesce che è salmone. Cioè tutto, la base è tutto uguale, però la cialda cambia che diventa rosa. Okay. E all'interno trovate la crema, le verdure, salmone con gambero rosso di Sicilia e del caviale. Wow. Ok, quindi questa è la versione special del pesce. E la parte carne, abbiamo creato anche il tacos carne, che è con la tartare di fassona e del aroma di erba cipollina. Ok, e la versione special della carne, mettiamo del caviale di tartufo, quindi perle di tartufo bianco e nero. Ok, e quindi ti dico, ieri abbiamo avuto un compleanno dove proprio ha voluto fare un percorso tacos. Non ha voluto mangiare gli altri cibi che abbiamo, noi veniamo da te fare un percorso tacos. Quindi siamo partiti con tacos pesce, tacos special, tacos carne e carne special. Taco altro special. Quindi capito, hanno voluto 3 o 4 tipi di tacos con tutte le varietà che abbiamo creato insieme. E è un piatto che adesso da settembre ci sarà la versione afro con ingredienti che conosco dell'Africa, che non si può svelare ovviamente. Faremo vedere piano piano sulla pagina come va creato, dove andremo a usare 2 ingredienti che diciamo tutti conoscono: la maglioca, cioè la cassava, e il platano, non vi dico altro, e andremo avanti a creare la versione afro con la maionese
afro, perché se tu vedi la maionese che mangiamo in Africa è diverso da questa che mangiamo in Europa, cioè più gustoso, diciamo, più con un gusto un po' più deciso, più acidino anche. Quindi andremo a creare una maio proprio uguale a quelle che abbiamo in Africa, con tutto l'ingrediente africano. Wow! Ragazzi, io intanto finisco di mangiare e noi cambiamo location per parlare più nei dettagli del suo lavoro, ok? Ok. Ok. Allora, il cibo era veramente buono, i tacos. Grazie. Ho mangiato tutta perché era buona. Se ce ne fosse ancora ne porterei a casa, sapete come è in Africa, il takeaway, no? Penso che lo fanno anche gli italiani, non pensare. Sì? Quando trovano il super se la portano a casa anche loro. Quindi. Sono curioso del nome, il Wow. Il Wow. Allora, Wow è nato come nome. Allora, io finito la scuola, diciamo che ho lavorato in tutte le cucine. Basso, alto, stella, non stella, ho lavorato un po' in tutte le cucine, ok? E tanti posti che lavoravo, magari che la cucina era, non dico, però normale, dai, facciamo questo, usiamo questo termine qua, normale. E allora, dopo magari qualche tempo che ero lì a lavorare, creavo un po' di armonia tra me e personale, il capo, e gli chiedevo: ascoltami, visto che cerchiamo di alzare leggermente il livello, quindi vuoi dire, ma non cambiare il menù, però se facevamo la tagliata di tonno, ma mettiamo magari un sesamo in più, creiamo quella un po' di nicchia attorno al tonno, alla tagliata di tonno. E quando mi davano la possibilità di fare questo, vuol dire che ogni piatto era un po' più curato del solito. Okay. Quindi impiattato bene, bello da vedere e buono da gustare. E aveva i piatti quando uscivano, la gente non faceva altro che dire wow. Dicevano sempre wow. Wow. Allora lì ho detto ok, forse è un nome che dovrei utilizzarlo, visto che è nato proprio tra me e il cliente. Okay, quindi il mio lavoro, proprio cioè il lavoro della ristorazione in sé, è vero, noi creiamo cibi, facciamo, però i clienti che ci vengono a trovare, dobbiamo riuscire a creare questo contatto con loro. Con loro e avere questo, come posso dirlo, fargli sentire a casa, ok? E quando, vedendo questo piatto qua che portava la cliente, non faceva wow, anzi, e la cliente chiedeva proprio che posso salutare il cuoco, okay, perché mi è arrivato un piatto che veramente magari prima non c'era in questo ristorante che l'ho portato, e la clientela cominciava a reagire diversamente dal solito, hai capito? Quindi il nome Wow è nato proprio grazie alla clientela. Alla clientela. Non è che mi sono svegliato oggi e ho detto ok, sai, mi piace il nome Wow e via andare. No, proprio dalla reazione della clientela che mi ha fatto venire in mente questo nome Wow. Quindi, io dico sempre spesso wow. Wow. E ogni volta che dirò wow mi ricorderò del tuo ristorante. Hai capito? Perché la cosa wow e ti dico il servizio che stiamo cercando di dare qua dentro è proprio, cerchiamo di sorprendere, quindi deve essere proprio wow, sia nel gusto, visiva, olfatto e il sentimento proprio che noi creiamo. Quindi c'è, cioè, qua dentro il nostro obiettivo è regalare il relax totale, ok? Quindi il cliente che viene qua deve essere coccolato, quindi si deve sentire oltre a casa, tutto un servizio fatto come si deve, quindi sì. Wow, uno dirà, no? Facendo tutti questi cibi che magari qualcuno non trova dall'altra parte, oppure tutte queste cose che tu aggiungi, uno dirà, ma che scuola hai fatto? Cosa hai studiato di così speciale? Che... Ma, cari, no, niente di speciale, è essere
obiettivi, essere creativi, essere, diciamo, pronto a vedere oltre le solite cose, cioè fuori dalla scatola, no? Quindi io tutte queste mini cose, vabbè, ho fatto l'alberghiero fino al quint'anno e da lì ho cominciato a studiare per conto mio, tra libri, guardare quelle che fanno i grandi chef e a forza di dai, cominci a creare tu. Ok. E ti dico, in questa cosa qua mi ci sto trovando molto bene perché riusciamo a abbinare dei gusti opposti, proprio due nazioni opposti o tutta la nazione opposti a riuscire a combinarlo insieme che diamo l'esplosione, capito? Ok, vediamo un attimo una cosa. Allora, hai detto che hai lavorato in vari ristoranti, un sacco di... Com'è lavorare nella ristorazione? La ristorazione ti deve piacere. Se non ti piace, molli. Perché o uno dice perché mi servono soldi, quindi non vado, devo lavorare e via andare. Però se vuoi fare strada ti deve piacere, perché sono tante ore. Noi facciamo veramente gran tante ore, cioè entriamo alla mattina, usciamo di notte e il giorno dopo stesso. E è tutta una combinazione e poi soprattutto nell'alta cucina è così, cioè abbiamo tantissime preparazioni perché se tu vedi, cioè nell'alta cucina non hai, ti sei seduto, ti abbiamo portato da mangiare e via andare, no, è spiegarti perché sei qua, okay. Guidarti a scegliere anche bene perché magari uno è nuovo, non sa un po' come cuciniamo, quindi il cameriere ha detto alla ti guida, ok. E lì ti dico che abbiamo la coccola della cucina, il pane con il burro, l'olio particolare, i grissini, la focaccina con il ciliegino confit, tutto, sono tutte preparazioni che noi dobbiamo fare. Quindi hai capito? E dopo, finito di mangiare i tuoi piatti, che a questo punto io cucino davanti al cliente, quindi abbiamo la cucina a vista, finito tutto da mangiare, ti diamo un pre-dessert che ti pulisce la bocca. Okay. Prima di darti il dessert, dessert, finito il dessert, ti diamo la piccola pasticceria. E sono tutte robe fatte in casa, non compriamo niente. Quindi le preparazioni sono tantissime. Quindi se non ti piace la ristorazione, come dico, lo fai per lavoro, lo fai perché devi portare soldi a casa, però non so fin quanto dura, ok? Però se vuoi fare strada, vuoi creare qualcosa di particolare, cioè diciamo una nicchia, devi amare questo lavoro. Devi amare il lavoro. Sì, per forza, ma penso che un po' in tutti i lavori, ok? Io dico nel nostro, perché conosco meglio nel nostro, conosco le ore che facciamo, non facciamo le 8 ore finita, non facciamo... e 5 giorni e i weekend sei a casa, le feste, festività, tutte, noi lavoriamo. Tutti i giorni, hai capito? E sì. Poi, sì, abbiamo il giorno di chiusura, però essendo mio, io non ho neanche il giorno di chiusura, ok? Oggi ti dico, preparo l'impasto del pane e domani, che è giorno di chiusura, martedì, devo stare qua a impastare pane. Quindi cioè, sì, è quello. Quindi lavoro nella ristorazione ti deve piacere. Se non ti piace, molli, perché, come ti ho detto, quando gli altri fanno festa, tu lavori. Tu lavori. Sì. Allora, com'è stato aprire un ristorante qua? Allora, cioè, come sappiamo, in Italia è un detto fatto, cioè aprire una cosa non è easy,
però devi essere anche pronto a affrontare quelle cose lì, quindi è stato abbastanza rognoso, però pazienza, convinti, si apre, quindi non è impossibile, okay. Difficile ma non è impossibile. Quando magari la gente entra per mangiare e capisce che quello che cucina è uno di colore, quali sono i commenti che ti arrivano? Allora, ti dico, vabbè, che noi non siamo un ristorante, è un po' così, dove uno passa davanti e entra dentro, quindi uno prenota prima di venire. Capita anche qualcuno entra, perché l'attira anche la curiosità, ok? E quindi magari la maggior parte prima di venire sanno di me, okay. Se documentano un po' prima di venire, ok? E chi trova che c'è uno di colore che cucina, a sorpresa diciamo, e poi si fa 20.000 domande, ma soprattutto mio, tipologie di cucine che faccio, e si fa veramente 20.000 domande e qualcuno si permette anche di chiedermi, che io sono aperto, quindi come hai fatto, come sei riuscito, cosa ti è venuto in mente, perché fai questa roba qua, hai studiato in Italia, hai studiato quello che stai facendo, quindi le domande sono queste. E tanti ti dico, bocca aperta, perché, ok, diciamo che in Italia, perché dall'altra parte ci sono, in Francia ci sono già cuochi neri stellati, in Germania anche, in America idem, anche in Inghilterra penso, in Italia no, ok. E più o meno quelle che faccio io è da stellato, ok. Quindi la gente si fa 20.000 domande, però è normale. No, qualcuno ci deve essere. Qualcuno ci deve essere. Quindi. Vediamo, solitamente noi di colore sappiamo che apriamo un ristorante e cibo africano, okay. Jollof, Bangkok, okay. Ma perché proprio hai scelto di fare cibo italiano? Ma perché sono cresciuto qua? E diciamo che essendo uscito anche di casa presto, conosco il cibo bene, il cibo africano lo conosco, anzi soprattutto quella ghanese la conosco molto bene, perché l'ho mangiato da piccolo. Tuttora qualche amico che ha aperto un ristorante africano vado a trovarli ogni tanto a mangiare cibo africano, perché come ti ho detto, uscendo di casa presto e quelle che ho studiato in Italia, tutte le basi che ho, le tecniche, tutte cose l'ho Italia, sì. Quindi sì, hai capito? E poi pensa che non faccio neanche il classico tradizione, faccio il cibo con materia prima italiana e tutta sta roba qua, territorio anche, però alziamo molto il livello e come ti ho detto, Italia, però nulla a togliere che ho intenzione di inserire qualcosa di afro nel mio, c'ho già qualcosa nel mio coso. Nel mio menù c'è già qualche nicchia che la gente non lo sa, infatti me lo chiede, tipo il nostro grissini che abbiamo, non è una ricetta europea, okay. È una ricetta ghanese proprio. Sì? E uno dice, ok, ma in Ghana non c'è quel tipo di grissini. Sì, abbiamo usato l'impasto ghanese trasformandolo in cibo fisico italiano. Ok, però è un impasto ghanese, quindi chiunque mangia il nostro grissini mi chiede, ascoltami, ma questi grissini come sono fatti? Perché è talmente particolare, tutti i grissini che si mangia in Italia, tutti i particolari che tu puoi trovare in Italia di grissino, questo si distingue, ma si distingue perché non è un impasto di grissini italiano. Hai capito? È quello. Ok, solitamente uno va al ristorante, si siede, mangia e magari si alza, va a casa. Ok. Però da come vedo io, dai video sui social e tutto, so che la gente comunque anche la recensione su Google, okay. La gente comunque ti dà 5 stelle, eccetera, eccetera. Quali sono i commenti più belli che tu hai avuto dai clienti?
Guarda, va bene, come ti dico, cioè, ci impegniamo tanto e uno si aspetta sempre che il messaggio arrivi al cliente. A quanto pare sta arrivando, cioè riusciamo, a quanto pare riusciamo a... E quindi i commenti sono abbastanza tutti belli, cioè non posso dirti uno in particolare perché ce ne sono tanti, anzi proprio stamattina stavo rispondendo a una recensione, veramente tanti e tutti positivi, quindi è un bene. Cioè, dico che ok, non stiamo qua 14 ore, 15 ore per niente, ok, vuol dire che il messaggio che stiamo cercando di mandare alla clientela gli sta arrivando, quindi c'è, prima proprio stavo leggendo, uno ha detto ok, 5 stelle su Google, ma da stella Michelin nella realtà. E questo è bello, e ti ho detto, ho avuto clienti che hanno aziende loro che loro servono proprio i ristoranti stellati. Ok, tipo ti faccio, 2 settimane fa ho avuto un signore che ha un panificio, loro dove creano colombe, panettoni, tutte per i stellati. E mi ha fatto un confronto per dire, cavoli, hai la cucina talmente pulita, buona, che mi sembra di mangiare da Prebellini. Prebellini è un 2 stelle Michelin a Verona. E lui gli fa un servizio a Prebellini. Quindi quando mi ha detto una roba di genere, tu dici, ok, stiamo facendo un buon lavoro. Un buon lavoro. C'è ancora tanto da fare, però stiamo facendo un buon lavoro. Quindi cioè, ti riempie di soddisfazione di sta roba qua. E come ti ho detto, cerchiamo sempre di alzare il livello, lavorare duramente e portare proprio questa armonia qua al cliente, alla clientela. Tutti quanti aspettano il vostro segreto. Quando è che svelerai il tuo segreto al tuo pubblico? Ma il segreto in che senso? Il segreto della tua cucina. Allora, mia cucina, ma segreto. Il segreto è lavorare duro. Lavorare duro, creativo, tanto creatività, perché quello che facciamo, come ti dico, non prendiamo la materia prima e lo sbattiamo così, però cerchiamo di essere creativi su quello che facciamo, tanto tanto creatività e tanto studio anche, perché alla fine io tuttora, cioè ti dico, 2 giorni fa ero lì che stavo leggendo un po' di robe e stavo guardando uno chef che mi era interessato come lavora, guardare un po' come si muove, tutto quello che fa e prendere spunti per creare della... perché noi cambiamo il menù ogni 2 stagioni, no? Okay. Facciamo primavera, estate, autunno, inverno. Okay, quindi a questo punto faremo il menù a settembre, il nuovo menù. E il nuovo menù vorremmo dargli ancora più vibe. Wow! L'ingrediente speciale non ce lo dici? Ma allora, io quelle che io amo proprio come ingrediente è il datterino. Latterino? Datterino. Datterino, ok. Che sarebbe il pomodorino, ok, però quello è un po' più allungato, e il basilico. Il basilico. Questi sono 2 ingredienti miei preferiti che riesco a farlo e nascere in tutto. Non dico in tutti i piatti, però maggior parte dei piatti riesco a far nascere qualcosa del datterino e del basilico, quindi se, cioè, wow. Possiamo anche metterne il dolce per farti capire. Dappertutto? Sì, dappertutto. Proprio. Quando sono arrivato ho visto un giornale dove parlavano di te anche. Ah, ok, sì, allora è uscito qualche articolo del giornale locale, perché anche se mi hanno scoperto, ci sono piaciuti, sono venuti a mangiare qua, ci sono piaciuti, quindi hanno scritto qualche articolo su di noi, con una mini intervista, e a dicembre è stato proprio l'articolo che è uscito sul giornale proprio di Mantova, e che abbiamo avuto il direttore proprio a mangiare, perché a dicembre abbiamo fatto un anno di attività, okay. Quindi abbiamo creato questo compleanno wow, e dove abbiamo creato un menù un po' particolare per quella serata lì.
e il direttore della Gazzetta proprio è venuto a mangiare e gli è piaciuto un casino. Piaciuto. Allora ha detto wow anche lui? Ha detto wow anche lui, ha fatto la parte dell'articolo, quindi va bene, bene. Ma moltissimi diranno, io vado lì, mangio, sono tranquillo, il cibo è buono, lui è felice, ma ci sono momenti che hai pensato, no basta, io voglio mollare, basta, non c'è... Ma i tempi duri ci sono, non è che non ci sono, come in tutte le cose, i tempi pesanti ci sono, e poi sei nuovo nel game, diciamo, nel gioco, quindi devi affrontare tante cose che nella vita affronti, ok, e affronti anche nel tuo percorso lavorativo. Quindi non ti dico che non c'è stato quel momento lì che uno dice cavolo, chi me lo fa fare? Però allo stesso tempo ti ripensi e dici perché ho iniziato? Cioè, avevo iniziato con una convinzione, con un obiettivo, quindi guarda, duro o non duro, cerchiamo di puntare l'obiettivo e cercare di trasformare i tempi duri in positività, dire ok, guarda, è un passaggio anche quello, okay. Quindi sì, cioè, perché come dico, tutte le cose vengono per passare, no? Cioè, moriremo tutti, no? Quindi quel momento lì è un momento che morirà anche lui, quindi bisogna essere duri, essere obiettivi, essere pronti anche a affrontare quello, cioè, quindi che non ti dico che non ci sia, cioè, non ci siano, no, no, e da affrontare i problemi ci saranno sempre, devi solo riuscire ad affrontarli, boh, il segreto è quello, riuscire a affrontare i problemi. E jollof rice? Il jollof rice, ma il jollof rice, guarda, è un piatto che secondo me lo tireremo fuori presto. Mm-hmm. Però sai che io non sono quello che prende jollof e lo fa come lo fanno tutti. Beh, sì. Ok, quindi devo studiarmelo e crearlo diversamente dal solito jollof. In senso, mangerai jollof uguale a quello che è, però avrai qualche in più di quello che c'è. Allora, parlando, ti farò assaggiare un bere adesso, conosci il bisap o no? Ok. Ti farò assaggiare il bisap che adesso, che l'ho creato adesso. Tu bevi bisap, però dici ok, questo è un bisap diverso da tutto quello che ho bevuto fino adesso, perché abbiamo creato una fermentazione della frutta dentro il bisap, quindi hai una sensazione diversa. E quello adesso le stiamo facendo le prove, come pre-dessert, che la gente usa, la cliente usa quello per pulirsi la bocca prima di mangiare il dessert. Ma dormi mai? Non dormi mai, secondo me. Dormo poco. Perché da come studi sempre robe nuove? Sì, ma sai cosa? Forse io dico, a volte prendo troppo le robe sul serio anche, forse. Dopo non lo so. Però ormai fa parte di me, sono un po' duro con me stesso perché voglio sempre migliorare, voglio sempre creare, non dico la perfezione, ma quasi alla perfezione, quindi è quello, quindi è tutto uno studio qua dentro, un cliente mangia, dice cavolo, ha senso tutto quello che ho fatto da A alla Z, hai capito? Sì. Wow, quindi stai parlando di farmi assaggiare qualcosa? Sì, se mi dai 2 secondi. Certo, adesso mi farà assaggiare. Il bisap. Il bisap. Fatto dal wow. Ok. 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 Wow. Cioè, hai sentito il sapore? Sì, ho sentito il sapore. Con cosa l'avete fatto questo? Vedi che è frizzantino? Mm-hmm. Ok. Uno direbbe è stato fatto con l'acqua frizzante. Sì, no. Infatti. No, acqua naturale, la frutta che abbiamo messo dentro e abbiamo fatto fermentare e ha creato quella frizzantina. Wow. Quindi è quello che io ti dico, uno il bisap che beve in Ghana non sarà mai così, il bisap che beve in Senegal non sarà mai così. Ma perché abbiamo creato questa
mini fermentazione all'interno e arrivato a questo sapore qua, evito. Ma come ci arrivi a creare queste cose, aggiungere questi ingredienti? Ah vabbè, qualcosa, allora ingredienti, ok, conoscendo, se hai una conoscenza della materia prima, riesci a capire l'abbinamento e poi a volte si prova, prova perché magari ti viene in mente, ah ok, sai cosa? Queste e queste secondo me possono starci bene insieme, però la proviamo, l'assaggiamo, ci stanno bene. Proviamo, l'assaggiamo, non ci sta bene, a cantona. Okay. Ok, cerchiamo di migliorarlo, ok. Però, meno male, conoscendo gli ingredienti, riesci quasi a azzeccarlo sempre, ok. E la azzecchi, però dopo cominci anche a fare in modo di perfezionarlo. Ok, quindi questo come ti ho detto, e a volte tante robe nasce anche come errore, perché stavi facendo una cosa, hai sbagliato, però è nato una cosa, okay quindi lì sei leggermente un po' creativo, capisci che ok, sai cosa, abbiamo sbagliato ma non è da buttare via, abbiamo trovato un metodo anche per usarlo questo sbaglio qua. Wow. Infatti adesso mi è venuto in mente il nome, si chiama Sobolo. Sobolo, ok, esatto. Sobolo. Giusto? Sì. Sì, che poi il Sobolo solitamente lo beviamo caldino. Caldino, ok. Adesso mi è venuto in mente. Ok. Però questo ha un gusto totalmente diverso. Ok, Sobolo uguale diciamo, però solo che il Sobolo non è frizzantino, esatto. È piccantino, sì, ma sì. Non è frizzantino, ok. Uh-huh. E questo FDM frizzantino va bene che l'abbiamo creato con ananas, e lo zenzero, quindi okay. Lo sobolo, ok, sì, sì. E le abbiamo dato un tocco di menta per la profumazione. Okay. E però come ti ho detto la fermentazione che si è venuta all'interno ha creato il resto. Wow, ma mi stai dicendo che sei da solo in cucina adesso? Adesso sì. Ma quindi se ti ritrovi tutti i tavoli pieni, come fai? Bisogna essere organizzati. Bisogna essere super organizzati, infatti per quello motivo non stiamo prendendo troppa gente, ok. E arriviamo a 20 persone, fermiamo la prenotazione e cerchiamo di curare bene 20 persone, sì, perché se no non daremo il servizio che abbiamo sempre voluto dare, quindi capito. Questo lavoro qua? Penso che ci vuole molta precisione perché basta uno sbaglio per disfare. Come dice un famoso che adesso non mi viene il nome, che il cliente che è sempre venuto è sempre la prima volta. Cioè, anche se è sempre venuto a conoscere, è sempre la prima volta. Quindi okay. Devi sempre stare attento a tutto quello che fai a quel cliente lì. Quindi bisogna stare attenti a non sbagliare. Quindi è capitato qualche volta? Oh, sì, ciao, all'inizio, proprio quando abbiamo aperto all'inizio, è capitato tante volte che abbiamo sbagliato su tutte le cose, su un po' di robe, e lì bisogna essere bravi a recuperare immediatamente o capire qual è il problema e cercare di recuperare. Sì, ma capita, cioè, lavorando si sbaglia anche, ok, quindi però... Il che deve riuscire a capire che ok, guarda, abbiamo sbagliato, mettiamo giù un attimo, capiamo dove abbiamo sbagliato e cerchiamo di recuperare. Hai pensato di andare a qualche show che fanno in televisione tipo MasterChef? Ma MasterChef è per principianti, MasterChef. Io non posso partecipare. Ho accompagnato qualche amico che è entrato anche dentro. MasterChef è più per la gente di casa. Okay. Ok, non per i professionisti, okay, quindi però se capita di fare uno show televisivo dove dico chiedono ai professionisti, perché no, anzi parteciperei volentieri. Quindi hai già partecipato a qualcosa in televisione? Ma in TV sono andato per via di ma perché lavoravo qua, ma perché avevo creato questo, non per partecipare proprio a un concorso. Ma spero che arriva anche per quello. Cioè, com'è andato il coso del Jollof a Milano?
Ah, il Jollof a Milano, bella storia che ormai la stiamo cercando di fare il prossimo Jollof Talk. Allora, io e Tommy Cutti ci conosciamo da un po' e ero a Milano, ho detto Tommy dai passo a trovarti per fare due parole perché devo chiedergli un paio di cose. Da lì parlando è nato fuori che possiamo creare una serata insieme perché volevo creare proprio una serata a Milano io. Mm-hmm. E da lì è nato che perché non la creiamo così, perché parlando tra di noi è nato perché non la creiamo una serata Jollof, visto che c'è questo dibattito adesso tra gli africani, ma anche americani che ho visto, quando vanno in Africa gli chiedono proprio qual è il miglior jollof che hai mangiato fino adesso. Allora tra me e Tommy è nato questo, proprio questa cosa qua, che abbiamo detto cavoli, creiamo una serata fatta di tre tipi o quattro tipi di jollof, in cui abbiamo messo Senegal, Ghana e Nigeria, ok. E da lì e Tommy mi ha detto guarda, c'è questa amica sua che è una giornalista, che è Sara, quella di Africa United lì, okay. Allora mi fa guarda, chiamiamo anche lei che ci dia una mano nella preparazione qua della... E lì è nato questa serata Jollof Talk, dove ti dico che è stato molto interessante perché siamo riusciti a raggruppare ma proprio anche l'Africa in sé a Milano, perché oltre c'erano tanti italiani e siamo riusciti a raggruppare proprio tanta Africa che io non sapevo neanche che c'era queste, tipo la nazionalità camerunese, la Sara è di Camerun e non sapevo che c'erano così tante in Italia, no? Okay. E Burkina Faso, che non sapevo neanche, cioè, ho conosciuto varie culture, e la tunisina. Ho conosciuto un po' di gente di varie nazioni dell'Africa che non pensavo che ci... Quindi è stato bello, è stato veramente gran bello. E guarda, della prima esperienza abbiamo già intenzione di continuare, di riproporlo. E forse un po' più cura nel dettaglio, perché sai, abbiamo fatto il primo, abbiamo capito com'è, e cerchiamo di curare un po' i dettagli, però siamo stati molto contenti perché abbiamo fermato le prenotazioni 4 giorni prima della data. Mm-hmm. E ti dico, abbiamo detto di no a un po' di gente, più di 100 persone. Wow, più di 100 persone, quindi interessante anche quello. Ma quindi chi ha vinto la... Allora, sì, dopo abbiamo fatto un po' che ha vinto il Senegal. Quindi tu eri un giudice? Io ero un aiutante perché curavo tutta la parte food. Ok. Ok. E allo stesso tempo del palato dovevo capire qual era il migliore. Ok. Okay. E ti dico, Senegal ha avuto qualche in più. Mm-hmm. Ha avuto qualche in più perché aveva un vibe che ci stava alla grande. Cioè io ho sempre sentito dire il jollof senegalese buono, ma non l'ho mai assaggiato, è vero. Ma neanche io non avevo mai assaggiato che quella sera lì, che un cucchiaio, mi è bastato un cucchiaio per assaggiarlo, però il jollof senegalese è interessante. Cioè dovrei mangiare proprio un piatto, e capire un po' il concetto proprio, però con un cucchiaio come assaggio molto interessante. Tanta roba. Sì, tanta roba. Quindi primo Senegal, e il secondo chi è? Secondo non lo so perché non abbiamo votato il secondo, però a mio parere, cioè, come palato, il secondo era quella ghanese. Quella ghanese. Sì, quella ghanese che, cioè, diciamo, sarebbe anche stato il primo pellegranese, però il Senegal ha avuto qualche in più. Pellegranese era molto interessante, però ha fatto un abbinamento molto interessante pellegranese. Tra, perché cosa è successo allora? Il Senegal ha fatto una salsina da parte e ha messo delle verdure da parte per abbinarlo insieme, ok? E ha creato un'esplosione.
Elganese, idem, ha fatto questo mini salad con la crema e la salsa con la carne. Ok. Messi insieme, un'esplosione. Ok. Nigeriana è stato troppo easy. Mm-hmm. Non ha che creato il combo. Ok. Hai capito? Ok. E tra questi due quel combo, il Senegal ha avuto quel pelino in più di quel ganese. Sì. Ok, ok. Allora, vediamo un attimo una cosa. Ogni lavoro ha i suoi principi, no? Ok. In cucina, quali sono i principi che ci sono in cucina? Ah, ma in cucina i principi ce ne sono tanti. E quando si parla di principi in cucina, devi essere preciso. Ok. Devi essere preciso e molto curato, perché stai maneggiando cibo, mm-hmm. ok, e molto puliti. E sono delle piccole cose, però sono quello che fa tutto. Ok, quindi per me i principi in cucina, uno deve essere proprio, non dico che devi essere bello, ok, però devi essere super presentabile, cioè proprio da A alla Z. È un fondamentale. Ok, te stesso quando cucini, te mangi, te lo mangi oppure ti cucina qualcun altro? Ti dico, diciamo che non ti riempi già assaggiando? Ma no, tu assaggi proprio per capire il gusto. Okay. E via andare. E io, guarda, con tutto il cibo particolare che faccio, con tutte le nicchie, quelle che mangio io è il riso pollo. Riso pollo, va. Riso pollo, sì. un po' per lo sport, un po' per la vita che ho sempre vissuto, riso pollo, cioè che io ne creo di piatti, ne facciamo di piatti, però il piatto che mangio spesso è riso pollo. Fin da piccolo hai sempre mangiato il riso con pollo? Sì, riso bianco, pollo, cotto non grasso, easy e via andare. Ovviamente la mangio buono, diciamo, più degli altri che non sono cuochi, perché abbiamo delle tecniche, trucchi per renderlo il pollo super, ok? Anche se è pulito, non ha grassi e roba varia, abbiamo delle tecniche per elevare proprio il gusto. Quindi ok, la mangio leggermente più buona degli altri, però riso pollo. È sempre riso pollo? Sì, cioè vado tanti dai ristoranti a mangiare, perché lì è un investimento un po' per la mia conoscenza, a capire cosa c'è dall'altra parte, anche perché andiamo anche da tanti dai stellati, anche, però lì è più per imparare. Ok. Capito? Più che andare a gustare proprio il cibo, è più per andare a imparare. Ma trovi tempo per l'amorosa? Non ce l'hai? No. Sei single per scelta? Ma perché faccio un lavoro che mi tiene veramente. Non hai tempo. Se non dico che non voglio averla, no, ma sì, ovviamente voglio averla. Però per il momento, diciamo, ho visto che ho creato questa avventura qua, dobbiamo portarlo su di livello dopo. Si penserà anche a quello. Ok, bro, io ti ringrazio per le chiacchiere. Grazie per il tuo tempo e per tutto. Grazie mille a te per la visita. Anzi, mi ha fatto molto piacere averti, accoglierti nel wow. Wow. E aprire anche un po' le porte al tuo pubblico. Wow. Allora, intanto, se vuoi lasciare i tuoi social, se qualcuno ti vuole seguire. Ok, allora il mio personale è Bayaziz. Ok, dove un po' mi conoscono come Bayaziz, e abbiamo il wow Bayaziz, che è il ristorante. Ok, bro, ti ringrazio ancora. Grazie mille a te. Niente, ragazzi, grazie a voi anche, e ciao a tutti. Ciao.